sapere, una medica, è che ha delle parabole stupende. Parabole significa discorsi, tavole, ci sono state delle tavole, possono anche essere delle aspirazioni, delle poesie. Però la parabola di Gesù è un luogo di impegno e di responsabilità. Gesù rappresenta lo sposo. Questa parabola bella, dolce, ecco lo sposo, andategli incontro. Chi è lo sposo? È lo sposo Gesù. Lo sposo è Gesù, che sposa tutti. Un matrimonio infinito. Lo sposo è Gesù. E Gesù vuole darci una lezione di fraternità e di solidarietà, una lezione anche di affetto, di amicizia. Il Regno del Cielo, insieme a 10 vergini, gli hanno preso loro lampade e uscito incontro allo sposo. Lampade, sposo. Cosa sono queste lampade? Queste luci. Pensate, guarda il cimitero, è tutto illuminato. Fosse sempre tutto illuminato, in una maniera come festosa, avremmo fatto una cosa bella, perché il cimitero non è un luogo di pianto e di dolore, ma è un luogo di preghiera, è un luogo di esaltazione, è un luogo di incontro tra i nostri cari del Cristo, un incontro di pensiero, di preghiera, di affetto, di ricordo, di memorie, di simpatie, di fiducia. E chi è lo sposo? Ma può essere ciascuno di noi, in senso metaforico. Lo sposo è quello che ama, lo sposo è quello che viene atteso. Anzi, qui è il contrario per la verità, perché lo sposo attende, è la sposa che ritarda la sua vita, no? C'è questo modo di contarsi, lo sposo attende, è sempre pronto, è sempre a più di un quarto d'ora, a volte qualche mezz'ora pure, qualche sposo si è anche un po' seccato, cominciò a innervosirsi perché la sposa ancora non arrivava, ma arriva la sposa e arriva la gioia. Finisce il nervosismo, finisce l'impazienza e c'è la festa. Allora a volte bisogna vincere l'impazienza, l'intolleranza, la sofferenza, il dolore, la tristezza, perché Gesù è festa. Dire festa in cimitero potrebbe essere una cosa strana, come festa, è butto. No, non c'è butto. Dove non c'è butto? Il luogo di riposo, si chiama anche il cimitero. Dice luogo di riposo, luogo di attesa. Qui ci sono le spoglie mortali, che sono quelle spoglie che ci ricordano tante cose della nostra vita, però sappiamo, lo ripeto, che l'anima è nelle mani di Dio. È bello capire questo, è bello sentire questo, che quando moriamo c'è morto, è morto, è bello dire espirato. Certo, questo linguaggio non si usa nei manifesti, ma questo linguaggio è un linguaggio teologico, un linguaggio biblico, perché la morte è vinta. Dice la Bibbia, dov'è morte la vittoria tua? Dov'è la tua vittoria? La morte non ci perde, non ci distrugge, la morte cambia. Come Cristo. Cristo è morto ed è risorto con un altro corpo, con un corpo glorioso. Anche i defunti sono morti e risorgono. Perciò non li chiamiamo morto defunti. È un modo di dire, ma il modo più aperto, più diciamo profondo, è questo, i viventi, che non hanno un corpo come noi, ma hanno uno spirito immortale. Sono legati a Dio Padre, perché i morti sono figli di Dio, i
figlio di Dio torna dal Padre, è la parabola del Padre che aspetta il ritorno dei figli, la sposa che aspetta lo sposo, tutto festa. Come dire che la morte è festa, dico piano piano, dolcemente, che è festa, si piange, certo, si piange, si soffre, però alla fine dei conti dopo un po' di tempo è festa, una festa intima, una festa personale, sul gentile, la festa del mio cuore, mia mamma si trova bene, è in cielo, mi pensa, mi guarda, mi ama, prega per me. Abbiamo questo legame con i nostri morti, perché non è un legame fantastico o passionale, è un legame paterno, un legame di sangue, un legame di cuore, noi siamo unitissimi ai Gesù. Voi pensate che la Chiesa di noi è messa, ricorda Gesù, di noi è messa, ed è bello, e quando vogliamo veramente trovare i refugi, trovare dentro di noi, la prima cosa, dopo aver aperto anche il Signore, con la visita pure al luogo della fede, è la messa che ci porta a Dio, è la parola di Dio che ci porta alla fede, all'amore e alla pace. È la messa che ci ricorda che i morti non sono morti, ma sono vivi, non di una vita come la nostra, un altro tipo di vita. E pensate per esempio alla Madonna, pensate a tutti i santi, quanti santi ci sono in cielo, quanti santi, milioni, miliardi forse di santi, no? E San Giuseppe, i vostri santi, oggi è San Domenico, auguri ai domenici, è domenico, la domenica, il cielo di santi, di santi nel cielo. Perché noi possiamo pensare che alcuni sono morti senza condizione, oppure in un altro modo, anche ammazzati, ma c'è Dio, che salva tutto, che Dio è il Padre, e salva tutto. Noi dobbiamo avere questa fiducia in Dio, salva tutto, con bontà e misericordia. E noi dinanzi all'amore di Dio, per la parola di fede e d'amore, ci ginocchiamo. E adoriamo la sua parola come una parola di vita, di speranza. Per cui possiamo dire che le punte sono vicino a noi, accanto a noi. A volte voi li sognate nel futuro, a volte sognate a mia madre, a volte è come se l'avesse vista con gli occhi, con un momento. Però c'è una fotografia che mi guarda, io la guardo pure. Questi qua ti mezzo a dire, vedete, c'è questo colloquio, questa animazione, questo innamoramento con i nostri per trovare la pace. Certo bisogna avere anche la fede, la luce. Le vergini sagge, prudenti, hanno detto, beh, adesso noi abbiamo preparato le nostre lampade. Però siccome lo sposo potrà tardare, le lampade si spengono, ma che facciamo? Le facce, per intelligenti, ci mettiamo l'olio da parte, quando si consuma abbiamo l'olio pronto, e così appena arriva lo sposo lo accappiamo subito. Volete, c'è un pochettino di furberia, no? Che carità, mentre le altre ragazze, le altre vergini, va bene, l'olio ce n'è, ce n'è tanto, adesso andiamo a dormire, sono stancata, sono stancato, questo sposo non viene più, andiamo a dormire. Basta per noi, ci piace molto, ci saluto, ciao, ci spazio.
tornarono, bussarono, no, è chiusa la porta, lo sposo senza con le porte. E allora sentite carissima la prudenza, la saggezza, l'umiltà, la porta diventa molto più previdenti, non so se prendere dalla paura, dalla stanchezza, dalla noia, essere aperte, libere, essere anche sagge vuol dire poter pensare, poter coltivare desideri, pensieri, anche parlare con gli altri, mostrarsi fratello e sorelle, aprire la mente, perché si vuole che sia una comunità ferma, solida, che non ci siano persone o nuclei o circoli di persone qua e di là, ognuno vive per conto proprio e non ha interesse per gli altri. Si vuole che noi ci abbiamo interesse per gli altri, ci abbiamo la sofferenza, il dolore, le persone anche poveracce, imprudenti, per studenti, quando non fanno di partici, però vabbè, perdonami, non sono di uno. Non ho tempo, te la vedi tu, la vedi alla porta di figlia, la figlia, eccetera. Il Signore vuole che tutti quanti siamo bene, perché noi siamo figli di figlio, e siamo i figli del figlio, siamo figli del figlio, quindi abbiamo una storia meravigliosa, una storia infinita d'amore, di pace e di bontà, perché il cimitero non ci fa paura. Non ci fa paura, cioè facciamo, difficile, la morte è morte, è dolorosa, è triste, però c'è anche un fatto, perché quando muore uno non lo sa che è morto, un legame profondo